Allora, il Circolo d'Ossa è 90 anni che è a Bologna, quindi ha milioni di attività, fra tutto quello che è eventi culturali con la galleria al punto, fra gli eventi della polisportiva, quindi tutto lo sport a 360 gradi, col nostro fiore all'occhiello che è la Dieci Colli, che è 38 anni con quest'anno che sarà l'edizione del Grand Tour che arriva al Tour de France, quindi saremo effetto traino del Tour de France. I nostri servizi che offriamo ai soci sono principalmente il bar interno che è aperto 365 giorni all'anno perché noi ovviamente lavoriamo 365 giorni. Abbiamo degli spazi che condividiamo tutti i giorni con i colleghi dove possono guardare la TV, dove possono leggere, dove possono stare anche al caldo, avere delle macchinette, insomma tutto quello che gli può servire. Ovviamente tutte le convenzioni che abbiamo sul territorio, tramite FITEL, tramite i nostri, è quello che offriamo in generale a tutti i soci. Perché noi siamo tutti lavoratori, tutta gente che lavora tutto il giorno e che dà tutto in beneficenza, cioè tutto il nostro tempo è dato tutto al circolo, tutto per volontariato. Quindi questa è la nostra grande forza, stare accanto agli autisti e a tutti i dipendenti di Tipper per aiutarli a passare meglio il loro tempo libero, cercando di offrirgli quello che è possibile nella nostra zona a prezzi accessibili e con la possibilità di avere scambi fra di loro, perché noi facciamo un lavoro che è molto solitario, quindi abbiamo bisogno di integrarci uno con l'altro. Dei ricordi ne ho tanti, tanti veramente, ma se devo proprio scegliere quello che mi ha aperto il cuore è stata la partenza della Dieci Colli del 2022, perché ripartire dopo il Covid è stato veramente tanto faticoso, tanto, tanto difficile. E quella mattina, finalmente, quando abbiamo dato la partenza alla Dieci Colli, mi si è proprio aperto il cuore e con una musica di Vasco Sotto, fu veramente molto emozionante lì, proprio ho pianto disperatamente, ma di gioia, proprio è stato veramente incredibile. Sono stati momenti che mi porterò sempre dietro, sì, quello lì, assolutamente. Il mio ruolo da presidente mi ha insegnato a contare fino a 10 prima di rispondere, perché sono una persona molto sincera e certe volte ho dovuto un attimino tenere a freno quello che pensavo realmente. Avere a che fare con tante persone ti mette in queste situazioni dove non tutto ti va bene. Quindi ho imparato. Dopo 7 anni sono diventata proprio bravina. Rispondo con calma, perché sennò certe volte mi sono fatta prendere un pochettino un po' dalla rabbia, un po' dai sentimenti. Questo è stata una bella esperienza anche per me. Allora, la missione del circolo è sempre e comunque l'aggregazione. Quindi cercare di essere empatici con i nuovi assunti, perché sono loro la nostra linfa vitale per i prossimi anni, e credo che il nostro futuro sia proprio quello, dover cercare di coinvolgere questi ragazzi a entrare dentro al circolo, a farne parte, prendere dei ruoli, perché noi svecchietti è ora che ce ne andiamo in pensione a badare i bambini o i nipotini, e a loro lasciargli in mano il circolo, perché il circolo deve vivere altri 100 anni, quindi assolutamente questo è il nostro obiettivo.